Wahey Kuj, benvenuti in questo nuovo video, sono AndraLink91 ed oggi siamo in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni. Questo nuovo evento tratta di Cydia, Final Fantasy, e non ho mai capito se sono due brand separati, perché Final Fantasy sì, lo conosco, ma di Cydia non ho mai approfondito l'argomento, l'ho sentito nominare pochissime volte, però qui c'è Noctis e Noctis è in di Cydia e Final Fantasy, quindi non so di preciso come si svolga questa unione, se sono due brand separati o uniti. Ad ogni modo, c'è l'evento di Line. È un evento palloso, devo proprio dirvelo. Non ha né capo né coda per essere svolto, però è molto particolare come evento. Come funziona? Se noi abbiamo l'app Line nel nostro dispositivo, possiamo aprire l'app da questa schermata, dare il codice di accesso ai nostri contatti, e se quei contatti da almeno 2 settimane non giocano a Yo-Kai Watch Puni Puni, allora accedendo da quel link ci danno dei punti. Questi punti vengono poi riscattati tramite questi premi. Ad esempio, tramite l'app Line possiamo ricevere questi premi che vedete qui, oppure questi qui sotto, oppure solo questo. Non ho mai veramente capito come funziona, ci ho provato diverse volte, ma mi dà sempre qualche problema, quindi alla fine non sono mai riuscito a combinare nulla, se non con qualche evento passato di Line, e era per 3000 punti yokai, ma è una cosa che risale praticamente a più di un anno fa. E quindi non ricordo di preciso, ma se non sbaglio ci ho fatto un video. Ad ogni modo, andiamo a vedere questo nuovo evento con la collab. Abbiamo Materia, Matria o Materia, proprio Materia. Ah, pensavo si fosse incantato. Oddio, chi era quello? Boh, non conosco bene molti personaggi di questi videogiochi più di nicchia, proprio perché sono di nicchia non li conosco. Ah, scegliamo una fazione. Dato che Materia ha le poppe. Materia. Che logica stringente. Ad ogni modo, diamoci un attimino da fare, vediamo. Ok, abbiamo già fatto un evento simile. Ed era sempre di Final Fantasy, se non sbaglio. Ad ogni modo, sì, mi sa che è Final Fantasy e Dissidia. O Dissidia Final Fantasy. Ah, è nuovo. Perfetto. Oh, Hikakin e Seikin. Ah, cavolo. Ma Hikakin è uno youtuber. Seikin forse l'ho visto una volta. Hikakin fa a beatbox ed è conosciutissimo, ha un sacco di seguito. Ma Seikin, no. Forse una volta l'ho sentito Seikin. Cavoli. In effetti ho visto Hikakin che aveva ricevuto una copia omaggio di Yo-Kai Watch 4. Prima di addentrarci proprio nel vivo, vediamo le quest per questo evento. Già rivelate. Batti Cloud. Nel primo stage, Cloud Strife. Claudio Strife. Poi sconfiggi il livello 12. Ah, questo è lo Ajiki, bene. Combatti contro Kuja per 5 volte. Accedi al livello segreto, che vi dirò come si apre, e sconfiggi Hexdef. Poi sconfiggi il boss a livello 42 senza usare continua. Sconfiggi per 20 volte Kuja. E gioca una volta l'attacco al punteggio. Ora, come si accede ai livelli segreti? Per il primo livello segreto, nello stage 10, dovete subire 19 o meno attacchi. Quindi state molto attenti. È una cosa già vista in Yo-Kai Watch di completare determinate missioni ricevendo un numero di attacchi specifico o meno. Quindi nello stage 10 meno di 19 attacchi. Poi completate lo stage 22 con Cloud Oscuro per il secondo stage segreto. Stage 22 con Cloud Oscuro. Per aprire il terzo ed ultimo stage segreto, nel livello 39 usate l'Energimax di Yuna, dovete terminare l'incontro con l'Energimax di Yuna. E queste erano le quest per l'evento e come aprire gli stage segreti. Passiamo alle missioni. Prendete 15 stelle nella prima mappa, prendete 25 stelle, non era comparso, nella prima mappa,
prendete tutte le stelle della prima mappa. Seconda mappa, 18 stelle. Sempre nella seconda mappa, 30 stelle. Tutte le stelle nella seconda mappa. Wow, iniziano ad essere davvero tante. Poi ottieni 20 stelle nella terza mappa, ottienine 35 e ottienile tutte per una moneta speciale. Ma potrebbe anche uscire fuffa, eh. Poi cominciamo con altre missioni. Completa lo stage 3 con un punteggio di 55.000 punti, non male. Completa lo stage 6 totalizzando 12 combo. Completa lo stage 9 con Noctis in squadra. Noctis vi viene dato a inizio evento, è la prima ricompensa dell'evento, quindi non potete sbagliare. Nello stage 12 totalizza un singolo danno di 3.000 punti. Completa lo stage segreto 1 con solo yokai di rango A in squadra. Come aprire gli stage segreti ve l'ho detto prima. Completa almeno 3 delle 5 missioni di prima per ricevere un mini segreti dell'anima. Se le completate tutte e 5 otterrete 150 punti. Poi passiamo allo stage 15. Crea 3 sfere bonus. Completa lo stage 18 con Firion in squadra e senza usare continua. Ovviamente tutte quante le immagini dei personaggi ve le metto nel video. Completa lo stage 22 con Guerriero di Luce in squadra totalizzando 200.000 punti. Crea un singolo danno di 4.000 punti con la tribù tosta. Completa lo stage segreto 2 con una sola tribù di yokai in squadra. Completa 3 delle 5 missioni e completa tutte e 5 le missioni, questa è una costante. Completa lo stage 29 con almeno il 50% dei punti salute rimanenti. Completa lo stage 33 con Altimesia in squadra in 70 secondi o meno. Totalizza un singolo danno di 6.000 punti con Xenos nello stage 37. Completa lo stage 42 con la tribù Audace, solo tribù Audace. Completa lo stage segreto 3 con solo yokai di rango A o inferiore. Completa 3 delle 5 missioni e completa tutte le missioni. Signori, questo evento sembra abbastanza promettente. E però c'è Tifa. Oh, però, 2 yokai nuovi. 3 yokai nuovi. Ma ci picchia. Che cavolo è questo? O questa, qualunque cosa sia. Cecil. Ah, va bene. Tuttosto era necessario? Boh! Oh 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 oh. Una sola però dorata. Tanto vale. Ah, un'icona e un nuovo due nuovi personaggi. Ma come, non ce l'avevo questo qui già? Questa è quella della tribù dei conigli? No, ha la coda lunga. Onion Knight, cavaliere di cipolla. Onion Knight, ok. Ah, perché l'ho trovati due nello stesso, non me ne ero accorto. Ah, quindi sono nuovi anche loro. Ad ogni modo, questo era tutto quello che c'era da fare per l'evento. Bottino non magro, ma neanche grasso. Non ha senso. Sappiate che quando va bene, può sempre andare meglio. Ma può andare anche peggio, perché va bene. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e spero che vi possa aiutare per l'evento di Yokai Watch Pony Pony. Vi ricordo che in descrizione c'è sempre il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti, che vengono pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Inoltre vi invito a iscrivervi al canale, nel caso ancora non foste iscritti, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!